Spesso si confondono i termini medicina di precisione, medicina personalizzata. Se voi parlate con un medico di famiglia che faccia realmente il mestiere del medico di famiglia, vi dirà che lui ha sempre fatto la medicina personalizzata, cioè che ha curato i singoli pazienti, non le malattie. E per farvi capire perché a un certo punto abbiamo cominciato a parlare di medicina di precisione. Ho fatto questa ricerca su Google Trends, confrontando il numero di volte in cui viene citato, cercato il termine medicina personalizzata in rosso o medicina di precisione in blu. E vedete che nel gennaio del 2015 c'è un picco improvviso. Il picco è dovuto al lancio dell'iniziativa Medicina di Precisione fatto dal presidente Obama con una presentazione molto accurata. Vedete che ha una struttura tridimensionale del DNA accanto a sé. L'iniziativa, che è molto importante, in realtà era stata sollecitata dal vicepresidente Joe Biden, il cui figlio purtroppo aveva un glioblastoma multiforme, una neoplasia ancora adesso in gran parte inguaribile quando viene diagnosticata in stadio avanzato. Infatti, figlio di Biden è morto alcuni mesi dopo per questa malattia. E c'è qualche cosa di strano che lega la politica americana a questa malattia, perché Ted Kennedy era morto per un glioblastoma multiforme. E perché John McCain si è malato di glioblastoma, ma fortunatamente in un'epoca più recente in cui la medicina di precisione aveva dato qualche risultato, è potuto entrare in un trial clinico che gli consente di stare al mondo e di vivere in modo dignitoso. Silvia diceva: come possiamo quindi definire la medicina di precisione? È una medicina personalizzata, però che parte dai dati genetici molecolari, che devono servire per una diagnosi accurata, per una definizione prognostica accurata e per una scelta accurata della terapia. Idealmente poi dovrebbero consentire al paziente di fare una terapia mirata al meccanismo patogenetico di malattia, quindi a eliminare selettivamente la malattia. Vi faccio vedere qual è la malattia che è il prototipo della medicina di precisione, gli sviluppi attuali e anche toccherò la questione della sostenibilità. Parto da un paziente. Anche se ho fatto molta attività di ricerca e continuo a farle, in realtà il mio mestiere è stato quello di ematologo clinico e ho cominciato molti anni fa, come specializzando in ematologia. Una delle prime pazienti era una più o meno una mia coetanea, qualche anno più giovane, che aveva deciso di prendere la pillola, aveva fatto un esame emocromocitometrico, il quale aveva dimostrato una leucocitosi, cioè un numero di globuli bianchi un po' più alto. Lei stava perfettamente bene, però il medico di famiglia l'ha mandata da noi, guardando lo striscio di sangue periferico al microscopio, è apparso chiaro che lei aveva una malattia che si chiama leucemia mieloide cronica, in fase cronica. E questo è stato confermato da un esame cromosomico fatto dal professor Fraccaro presso l'Istituto di Genetica, che ha dimostrato il marcatore cromosomico della malattia. Io ho applicato la conoscenza attuale in quel periodo, l'ho trattato con un farmaco che si chiama idrossiurea, che viene utilizzato ancora adesso per altri scopi, che abbassava il numero di globuli bianchi fino a normalizzarlo. Questo è successo. Lei ha normalizzato il numero dei globuli bianchi, però dopo un paio d'anni ha avuto una trasformazione in una forma acuta che si chiama crisi blastica linfoide, ha risposto transitoriamente alla chemioterapia e poi purtroppo non ce l'ha fatta. Perché non ce l'ha fatta? Perché il trattamento con idrossiurea era semplicemente un trattamento cosmetico che mascherava la leucocitosi, ma che non andava alle radici della malattia. Voi ho schematizzato un midollo osseo con le cellule emopoietiche in questo modo perché si verifica una leucemia, un linfoma, un'altra malattia, perché per un errore nella duplicazione cellulare una cellula va incontro
ha una mutazione che si chiama mutazione somatica, perché non è congenita, interviene nel corpo di una persona già formato. Questa cellula acquisisce un vantaggio, forma un clone e tutto il midollo viene occupato dalle cellule mutate. Queste cellule mutate hanno una instabilità genomica, vale a dire tendono ad acquisire altre mutazioni, e nel caso di questa ragazza la mutazione che è stata acquisita conferiva alle cellule un grado maggiore di malignità, quindi una crisi blastica, che è ancora adesso una malattia difficilmente trattabile.